Questa è la centralissima piazza del Pantheon a Roma. Alle mie spalle tutta una serie di attività commerciali chiuse, ce n'è uno aperto su tutta la piazza, dei bar, e gli altri, come vedete, sono tutti rigorosamente chiusi, come i ristoranti che ci sono nella strada adiacente, come in tutta Roma. Al Pantheon, perché essendo una zona turistica che generalmente è piena di gente, le attività pullulano, c'è la dimostrazione che quello che dice il governo è completamente falso. Sono in gran parte chiusi i bar, i ristoranti, e non hanno visto un euro. Io ho parlato con tutti loro in questi giorni quando hanno tentato di ripulire i locali per riaprirli. Niente cassa integrazione ai loro dipendenti, niente contributi, finanziamenti, nemmeno di quelli da restituire da 25.000 euro, perché le pratiche nelle banche sono estenuanti, e ovviamente niente contributi a fondo perduto che sono previsti dal decreto nuovo, che non è ancora applicato perché prevede 98 regolamenti, decreti attuativi. Questo stanno facendo Conte, i grillini e il PD. Stanno uccidendo l'Italia, stanno uccidendo soprattutto il lavoro autonomo, i propri professionisti. Hanno negato il bonus ai professionisti, la ristorazione, i bar, tutta una serie di attività. Qua siamo nel cuore di Roma e sono quasi tutti chiusi. Qualcuno ha ricominciato per fortuna a uscire per strada, rispettando le regole, a distanza, con un clima ovviamente ancora molto mogio e giustamente prudente. Conte, i grillini e il PD stanno ammazzando l'Italia. I negozi, i ristoranti sono chiusi. Nella via dove abito ci sono 11 ristoranti. Uno ha aperto ieri sera e ha apparecchiato per 10 persone, gli altri sono tutti chiusi e non hanno visto un euro. Il governo sta assassinando l'Italia, bisogna cacciare questi sciacalli.